Nei guai, 9 operai impiegati presso la ex discarica RSU di Caggiano. Dalle prime ore di questa mattina è scattata per loro la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria eseguita dai carabinieri del NOE di Salerno. Si conclude così una complessa attività investigativa avviata nella primavera dello scorso anno proprio per verificare la presenza effettiva sul luogo di lavoro di operai addetti alla manutenzione, gestione e post-operativa del sito. Già dipendenti della Ergon su mandato della Regione Campania erano impiegati dal Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta per la riqualificazione ambientale con il compito di mantenere la discarica e controllare i livelli di percolato prodotto. Le indagini hanno consentito di documentare la costante assenza dal servizio e l'indebita percezione degli emolumenti. Avevano messo in piedi un collaudato meccanismo. Il referente del sito, a cui è attribuita la centralità del disegno illecito, comunicava al Consorzio Unico di Bacino i fogli di presenza che attestavano fittiziamente la presenza in servizio degli altri dipendenti, mentre di fatto la discarica restava chiusa. Le comunicazioni avvenivano via WhatsApp entro la prima ora dall'inizio del turno di lavoro e poi settimanalmente c'era la trasmissione dei fogli di presenza mendaci agli uffici del consorzio. Le indagini del NOE hanno evidenziato la sistematicità dell'esercizio criminoso. Gli indagati, approfittando di una pressoché inesistente azione di controllo sul loro operato, hanno perseverato nella condotta assenteista e truffaldina anche dopo aver subito i primi controlli dei carabinieri, non curandosi affatto della manutenzione della discarica e cagionando un consistente pregiudizio all'ambiente. False attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata in danno della Regione Campania sono i reati a carico dei 9 indagati di Polla, Buccino, Sant'Arsenio, Pertosa, Cogliano e Laviano. Il GIP ha ritenuto pienamente sussistente il pericolo di reiterazione dei comportamenti illeciti e quindi congrua la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i 9 operai.